Ciao ragazze, nuovo video, oggi video tag. Sono stata taggata da Erika e Raffaella, che ringrazio e mando un bacione e mi scuso per il ritardo perché mi hanno taggata diverso tempo fa e però non avevo mai tempo di farlo. Quando ce l'avevo facevo altri video perché me ne dimenticavo, sono sincera, me ne dimenticavo. E quindi adesso però me ne sono ricordata e lo faccio. Il tag è non sono quella che credete. Ci sono 9 domande, di cui la decima è un tag, quindi cioè, io non le considero come domande vere e proprie. Comunque, iniziamo subito. Prima domanda, quale sensazione pensi di dare alle persone che ti guardano? Sinceramente non penso di essere io a dover rispondere a questa domanda, perché non so esattamente che sensazione do a voi che mi seguite. Però posso basarmi, diciamo, sui commenti che ricevo e quindi... che comunque sono una persona solare, perché intanto mi dite come fai ad avere sempre il sorriso sulle labbra. È una domanda che ricevo spessissimo, infatti probabilmente a questa domanda risponderò in un prossimo video, rispondo alle vostre domande. E comunque che sono simpatica, perché mi dite che sono simpatica, anche perché ogni tanto faccio le mie gaffe, anzi molto spesso, diciamo che un video sì e l'altro pure, almeno una gaffe c'è, quindi diciamo che so prendermi in giro da sola, quindi questa è anche un'altra cosa che mi dite spesso. Comunque diciamo che trasmetto solarità, ecco, e ne sono molto contenta. Seconda domanda, e tu invece chi pensi di essere? Ma io realmente sono una persona solare, perché comunque io tendo ad avere sempre il sorriso, almeno la maggior parte delle volte ci provo. Poi sono anche una persona che all'apparenza, quindi magari voi che mi seguite comunque, voi mi conoscete solo in questo ambito, quindi in questo riquadro, e basta. Fuori sono comunque molto diversa, perché comunque... Ovviamente qua voi mi vedete solo in momenti felici, in momenti allegri, in momenti di distrazione, però vi assicuro che ho anche io i miei momenti tristi, i miei momenti in cui spaccherei il mondo. Comunque, a parte questo, chi penso di essere? Sono una persona molto sincera, cioè io quello che ho da dirti te lo dico, indipendentemente da se sarai contenta di quello che ti dico o da quanto ti offenderai. A me non interessa, detto tra virgolette, di offendere le persone. Dico tra virgolette perché comunque ovviamente mi spiace se offendo le persone, però io non sono di quelle persone che quando ne arrivano altre ti dicono: ah, come mi sta questa maglietta? Tesoro, ti sta benissimo. No, te lo dico nel momento in cui quella maglietta ti sta bene, ma se quella maglietta ti sta male, io te lo dico, cioè ti dico: ti sta male, ti ingrassa, ti fa le tette piccole, ho un pantalone di fa il culo grosso, te lo dico. Tante mie amiche dicono che sbagliano i modi, ed è vero, lo riconosco, però non riesco a cambiare, perché a volte sembro cattiva per quando dico le cose, ma in realtà non lo sono. Io lo faccio per essere sincera, perché per me la sincerità è alla base di tutto, quindi io sono schietta e sincera, quello che ho da dirti te lo dico, punto, fine. Ed è quello che vorrei che tutti facessero con me, ovviamente. Infatti è anche per questo che io quando ricevo dei commenti di critica sotto ai miei video, io non me la prendo, io non mi offendo, anzi molto spesso ringrazio per quella critica, perché le critiche sono costruttive, ovviamente critiche reali, non insulti, andiamoci chiaro. Terza domanda, dici qualcosa del tuo carattere che nessuno mai sospetterebbe. Sono fragile, tutte le mie amiche mi dicono: ah, ma tu sei forte, tu in questa situazione se ti ci ritrovassi la supereresti come niente, tu non ti rattristi mai, queste cose qua, no? Quindi tutti dicono che sono una persona in realtà molto forte, ma io sono molto forte all'apparenza, perché io cerco di impormi di essere forte, ma in realtà non lo sono. Non lo sono perché, e le mie amiche pensano che lo sono perché. Allora, non lo sono perché io tendo, quando sto male, a star bene da sola. Se io sto male, sto a casa, mi guardo un film, a volte giro sui video su YouTube perché mi distraggo molto, e quindi in quei 5 minuti, 10 minuti, anche un'ora, perché comunque poi c'è l'editing dietro, mi distraggo, quindi mi passa per quel poco tempo la tristezza, però comunque tendo ad isolarmi.
perché le mie amiche pensano che io sia forte, perché non mi hanno mai vista piangere, non mi hanno mai vista essere triste, perché appunto io mi isolo in quei momenti, in quei giorni, quindi loro non mi vedono e cerco comunque una cosa vera, che cerco di passare oltre, cioè mi hai fatto un torto, ok, o si chiude o si chiarisce, i due sono le cose, quindi vediamo di fare una di queste due cose. E quindi anche per questo mi dicono che sono forte, perché io non do le mezze misure, o una cosa o l'altra, non esistono mezze misure. Comunque, appunto, tutti pensano che sia una persona di carattere forte, in realtà non lo sono, sono molto molto fragile. Anzi, tante volte per quello che mi viene detto ci resto male, ma ovviamente in base a quello che viene detto, però non lo dico, perché io con le persone voglio essere contenta, non voglio essere triste, non voglio essere incavolata e queste cose qua. Infatti anche se ci si litiga, ma dopo due mesi ci si incontra, io: ciao, come stai? Tutto bene? Poi ognuno per la sua strada, però non tolgo il saluto. Penso di essere uscita fuori tema, ma non importa. Sapete quando io inizio a parlare. E la fine. 4. Dici qualcosa che ti piace fare e che sembrerebbe incredibile. Nulla, non mi piace fare nulla di incredibile. Dici qualcosa che... ah, che non ti piace! No, quella è la quinta, scusate. Vabbè, le telegraf ci sono sempre. Dici qualcosa che ti piace fare e che sembrerebbe incredibile. Penso niente, perché non c'è nulla di incredibile che mi piace fare, di così strano. Che mi piace fare, buono. Giocare con i cani, ma è una cosa normale, cioè per me è normale. Giocare con le capre, anche per me quello è normale. Non lo so, no, penso nulla. 5. Dici qualcosa che non ti piace fare, ma che nessuno si aspetterebbe. Boh, non lo so. Qualcosa che non mi piace fare. No, niente. Perché quello che faccio lo faccio perché mi piace. Se una cosa non mi piace fare, cioè se c'è qualcosa che non mi piace fare, non la faccio. 6. Dici quali sono i tuoi valori nella vita. Allora, i miei valori sono sicuramente la mia famiglia, che nessuno mi deve toccare. La mia famiglia, mia mamma, mia nonna, mia sorella, i miei nipoti, quelli che me li tocca. Allo stesso tempo comunque io sono anche credente, io non pratico perché io non credo nella Chiesa, però sono comunque credente, io credo in Dio e per me Dio è un valore grande nella mia vita, perché comunque io dico le mie preghiere, spesso lo ringrazio, comunque l'ho ringraziato ultimamente tantissime volte per quello che è accaduto nella mia vita, nella mia famiglia, quindi l'ho ringraziato tantissime volte, quindi la famiglia, Dio, poi comunque gli amici, ovviamente anche gli amici. Diciamo, oltre comunque diciamo alla fede cattolica, tutti i valori che si ha insieme ad altre persone, quindi famiglia, amici, quando si ha l'amore, queste cose qua. Poi, 7. Raccontaci la tua giornata ideale. Ah, spaparanzata al sole. Questa è la mia giornata ideale, spaparanzata al sole. Sì, direi di sì, spiaggia. Allora, se si può sognare, dico la spiaggia, una bella giornata al mare, in cui si parte verso la spiaggia la mattina alle 8, si arriva in spiaggia, non so, 8:15, quindi l'ora è qui, nella spiaggia non c'è praticamente nessuno, il mare è calmissimo, acqua limpidissima, primo bagno in cui puoi rilassarti realmente perché non c'è nessuno, ma dietro di 5-10 minuti, non tanto, poi torni in spiaggia, ti sdrai al sole, stai lì 1-2 ore al sole, poi un altro bagnetto, poi di nuovo al sole, poi pranzo probabilmente a base di frutta, perché io immagino l'estate, quindi a base di anguri, a melone, queste frutti qua estivi ovviamente, poi di nuovo in spiaggia, un pochettino d'ombra perché l'ora del pranzo è troppo sole, quindi un pochettino di ombra, bagnetto perché ovviamente fa caldo, spiaggia al sole, bagnetto, spiaggia al sole, bagnetto, casa, doccia, cena e uscire, magari una passeggiata sul lungomare, immagino una cosa di romantico, visto che quel momento di romanticismo della mia vita non ce n'è,
Quindi passeggiata magari sul lungomare, gelatino, oppure un pub, birretta, un cocktail, queste cose qua. E poi nanna, ovviamente nanna. Quindi questa è la mia giornata tipo da sogno, però si può benissimo realizzare. Invece la mia giornata tipo ideale nei mesi in cui c'è lavoro e tutto è il sabato in cui posso dormire un pochettino di più. Che per me dormire un pochettino di più è dormire fino alle 8:30, non pensiate, perché io non riesco a dormire tanto. Quindi poi mi alzo tranquillamente, mi faccio la doccia, mi vesto molto con calma, colazione molto, tutto molto con calma, amo di Bradipo. E poi pomeriggio pranzo con la famiglia, pomeriggio insieme agli amici, serata insieme agli amici, quindi questa è la mia giornata tipo da sogno, che però è realizzabile. E quindi diciamo giornata tipo estiva, giornata tipo per gli altri mesi dell'anno. Poi 8. Quale messaggio daresti alle persone che giudicano soltanto in base all'apparenza? Allora, se devo essere ipocrita, direi che sbagliano, non si giudica dall'apparenza, perché non va bene. No. Allora, parliamoci chiaro. È vero, è sbagliato giudicare dall'apparenza, questo non lo metto in dubbio. Però chi non l'ha mai fatto? Chi è che quando passa una ragazza con magari vestito, la maglia rossa, i pantaloni gialli, le scarpe verdi e la borsa blu non dice ma com'è vestita quella? Chi è che magari vede la ragazza troppo magra o troppo grassa e dice mamma mia ma un po' di dieta, mamma mia ma mangia? Sarà anoressica? Cioè si giudica, si può giudicare in modo scherzoso e in modo maligno, però purtroppo si giudica. Tutte abbiamo giudicato almeno una, anzi 10 volte nella vita, perché comunque è normale. L'occhio vede, quindi l'occhio guarda, l'occhio osserva, la mente umana comunque, siamo sinceri, è abbastanza un pochettino cattivella, quindi è normale, cioè normale no, però è quasi di routine cercare di trovare il difetto nelle altre persone per dire ah, io quel difetto lì non ce l'ho. È una cosa, secondo me, per parere mio, testa mia, mente mia, cervello mio bacato, che facciamo tutti. Purtroppo il giudicare in base alle apparenze è all'ordine del giorno di quasi, diciamo del 98% delle persone, perché magari c'è quel 2% che si salva, che non giudica, che è bravissimo, per carità, insegnatemi come fare, perché io onestamente non ci riesco. Se io vedo una ragazza mal vestita con le mie amiche, ovvio che non conosco, ovviamente con le mie amiche mi chiedono, ma guarda qua, come è vestita, ma io non mi vesterei mai così. Ovviamente se quella persona la conosco, mi viene vicino, la guardo e mi dico, ma come ti sei vestita? Comunque, diciamo che giudicare in base all'apparenza è sbagliato, però lo facciamo tutti. Chi più, chi meno, lo facciamo tutti. Poi magari sbaglio, a pensarlo così, però secondo me è così. Nona domanda, perché stai su YouTube? Quali sono state le tue vere motivazioni? Penso di averlo già detto perché sono su YouTube. Comunque, io ho iniziato a girare video su YouTube quando ero presentatrice all'epoca, appunto per far vedere i prodotti, per cercare magari delle nuove clienti e poi da far vedere i cataloghi, far vedere i prodotti è diventata un vero passatempo, un vero hobby che quando non lo faccio per un po' di tempo mi manca, mi mancate voi, ovviamente col lavoro, i vari impegni non posso essere costante nei video, però per me YouTube è uno svago, un momento tutto mio, solo ed esclusivamente mio, in cui mi metto qui, davanti a questa videocamera, che altre persone potrebbero dire, questa è scema che parla da sola di una videocamera. Però io da qui so che poi, una volta pubblicato, ci siete voi che mi guardate, quindi per me è veramente un passatempo, un po' come il sabato pomeriggio fra amici che dicevo prima. Questo per me è un qualsiasi altro giorno della settimana in cui io dialogo con voi, perché ovviamente sono io che parlo con voi ininterrottamente per ogni santo video che faccio e voi mi sopportate. Quindi per me è un passatempo, uno svago e un divertimento YouTube. E le vere motivazioni sono state all'epoca per cercare clienti. Chi tagli? È la decima. Non taggo nessuno, nel senso che questo video ormai è spopolato su YouTube. Qualsiasi tipo di YouTubers che seguo l'ha fatto questo video, comunque quasi tutte. Quindi diciamo che taggo chi non l'ha fatto. Tutte le mie iscritte sono taggate. E spero che qualcuno lo faccia, perché comunque veramente l'abbiamo già fatto praticamente tutte.
E niente, spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi strappato un sorriso e vi mando un super super bacione come sempre, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!